Quando la nebbia mattutina si ritira lentamente davanti ai raggi del sole, i contadini di montagna, Johann e Gottfried, hanno già finito il primo turno di lavoro. Lo spavento è grande. È successo alcuni anni fa. Durante la notte, il suolo è franato sotto i piedi, scendendo a precipizio con un frastuono spaventoso. Questo si è ripetuto più volte, finché il precipizio era vicinissimo alla casa. È l'ora dell'aquila che torna al nido ed è l'ora della prima riflessione. Riflettere sul tempo che c'era una volta e che non c'è più. Lavoro e di nuovo lavoro. Lo fa per se stesso. È il padrone di se stesso. È diventato grinzoso, Hansel. Vecchio, grinzoso e malato. Racconta di non avere più lo stomaco e di poter fare ormai solo dei piccoli pasti, ma ogni ruga ha la propria storia. Sì, ogni ruga ha la propria storia. Il contrabbando era un affare redditizio qui in alto, vicinissimo alla frontiera con l'Austria. In un paesaggio irreale, gli uomini tribolavano al di sopra dei sentieri del valico. Conoscevano ogni sentiero, ogni pietra e ogni roccia. Sapevano dove la caduta di massi è mortale. Non indietreggiavano davanti al pericolo di essere acciuffati e fermati dalle guardie di frontiera. A suo tempo, nel mondo clandestino dei contrabbandieri, tra gli uomini della notte e della nebbia, c'era anche Hans, allora, quando era ancora giovane, sano e forte. C'è bisogno di una buona falce per tagliare l'erba secca. I prati sono scoscesi. Sembra addirittura che le galline portino i ramponi. Poco oltre, in alto, gli alberi secchi del limite della foresta. Per forza. Qui ai giganti secchi della solitudine manca l'aria per respirare. La terra viene lavorata con la forza delle mani. La legna si spacca con difficoltà. Sono 84 anni che è al mondo, nel suo mondo. Qui in alto, al Weserhof, nell'alta Valposteria. Le vacche nella stalla sono il capitale dell'esistenza. È per loro che i fratelli lavorano tutto l'anno. Se stanno bene le vacche, stanno bene anche Hansel e Friedl. Senta! Qua
quando viene la sera ed è sbrigato il lavoro del giorno, Hansel ama prendere il cannocchiale per guardare più in là la fascia boschiva e più in alto i pendii della montagna. I suoi occhi diventano ancora più piccoli, lampeggiando leggermente prima del calare della notte. Vede un capriolo e dall'altra parte altra selvaggina. Friedl, come viene chiamato Gottfried, fratello minore di Hansel, ha orrore di ogni temporale. Nella valle si sente già il rintocco delle campane a stormo. Spesso sente sibilare ed entrare nel suolo il fulmine, vicinissimo alle sue gambe. D'ora in poi, in presenza di fulmini e tuoni, i fratelli accendono sempre qualcosa di benedetto. Aiuta e protegge dalle disgrazie, dicono. A volte, quando cala la notte e la volpe e la martora girano furtivamente intorno alla casa, sentono l'anima del fratello morto che s'aggira nella casa chiedendo il perdono per i peccati commessi. Un terribile ricordo si sveglia. Il ricordo della morte del fratello colpito vicino alla finestra aperta, ucciso dall'energia addensata del fulmine. Hansel e Friedl sono convinti che l'anima del fratello morto non abbia trovato pace nemmeno oggi. Mentre fuori un ragno compie il suo lavoro, come se con la sua rete volesse fermare ciò che non si può fermare. La vita di tutti i giorni non viene minacciata. 1000 anni del presente sono come un solo giorno. Malgrado l'età, i fratelli sono rimasti dei piccoli, modesti gaudenti. Che siano i cibi preparati dal fratello, canederli e ancora canederli, modellati quasi ad arte e comunque saporiti con salame, uova e pane, alla fine arrotondati e cotti in acqua bollente. Il mozzicone della sigaretta arrotolata a mano. Tutto ha il suo sapore e si trasforma in un modesto godimento. Non solo l'uomo, ma anche la bestia. E di nuovo i ricordi strappano Hansel dai suoi sogni diurni. Vivere con il passato nella solitudine del presente, oggi come in passato. Pecora, scaldami e io ti darò ricovero. Thank you.
la lana viene messa nel cartoccio. Sulla ruota dell'arcolaio viene filata. In montagna non ci si può immaginare di stare senza il vecchio telaio. Tutto ha un senso e uno scopo. La vita qui in alto al Weserhof non ha niente a che fare con un romanticismo sdolcinato. È una dura vita quotidiana. Vita quotidiana da contadini della montagna. È una vita senza speranza per il futuro. Il lavoro ha sempre di nuovo a che fare con l'erba e con il fieno. E la vita di tutti i giorni continua. Le vacche, la stalla, l'erba e il fieno. E la paura del precipizio si è risvegliata. Questa paura opprimente di cadere nel precipizio. E così gli anni passano. La mattina scendere dal letto, andare nella stalla, fare colazione, recarsi sui campi, fare uno spuntino a mezza mattinata, riprendere a lavorare, pranzare. Il pomeriggio dedicato nuovamente al lavoro, in estate sui campi, in inverno nel bosco e in casa. Anche Friedel si ricorda del passato. Sono passati i tempi in cui il fieno, durante l'inverno sul pascolo alpino innevato, veniva prelevato dalla baita e portato a valle con la slitta. Ma anche allora, come oggi, era un lavoro duro e faticoso raccoglierlo e portarlo nel fienile, al sicuro dalla pioggia. Il momento della merenda è una pausa gradita nel ritmo della giornata. Salame, speck, formaggio e il pane diventato duro danno nuova forza.
L'autunno è vicino. È ora per il pastore solitario di portare a valle i cavalli. Inizia il primo nevischio. È ora di pensare all'inverno. È ora per gli acquisti invernali. Fridl è stato a valle e torna alla fattoria, la quale ha alcuni secoli sulle spalle. È ora di pensare alle vesti invernali, ai pantaloni caldi ed al silenzio. E di mettere a posto ciò che è stato messo in disordine. La Stube è un luogo di riposo e di riflessione. L'angolo del crocifisso è un angolo dove ci si rifugia spesso. Comunque il focolaio in cucina offre sempre un po' di calore. Hansel e Fridl non sono viziati e l'esperienza cresce con ogni tirata della sigaretta arrotolata a mano. Durante la notte, la neve ha avvolto la casa e la fattoria in un bianco intimo, sacro. L'inverno è dedicato alla meditazione ed al ricordo del passato. Ricordi del passato. Quando con un rumore selvaggio scoppiò la guerra, c'era anche il giovane Hansel tra i soldati. La lotta tra la vita e la morte sul fronte ha lasciato le sue tracce. Ogni ruga di Hansel rispecchia le sofferenze della guerra. Hansel ha visto le carovane dei compagni sviniti fatti prigionieri. Non c'era pietà e non c'era né acqua né pane. Già suo padre ha sparato nella prima guerra mondiale per non morire. Da qualche parte, tra le crepe delle rocce slavate delle Dolomiti. Là, dove l'estate dura solo alcune settimane e dove a suo tempo non c'era da lottare solo contro i nemici, ma soprattutto contro la gelida forza della natura. Ogni giorno i 14 figli e la madre, insieme alle serve e ai servitori, hanno pregato per un sollecito ritorno del padre, risparmiato dai proiettili dell'artiglieria mortale. Anche oggi l'inverno non conosce pietà, ma anche i suoi vantaggi, i quali sono il silenzio e la riflessione. Non passa un giorno senza lavoro. Le vacche nelle stalle non conoscono ferie. Sul viale davanti alla casa dovrà essere sgomberata la neve che arriva fino alle ginocchia.
Nei giorni brevi e nelle lunghe notti, Hansel e Friedl hanno molto tempo per meditare sul tempo. Il tempo cos'è? Una forma di ripartizione dell'esistenza elaborata dall'uomo. Una ripartizione che vive e muore con lui. Se non fosse intervenuta la mano dell'uomo, la fattoria sarebbe già sparita nell'abisso. Da quel momento, la casa colonica si trova molto vicina al precipizio, sull'orlo di un cratere a forma di imbuto. Il Mitteregger, il vicino che abita più in alto, tempo fa era un signore stimato da tutti giù nella valle. Laggiù, alla gola della vallata, dove le case sono attaccate ai pendii come l'uva sultanina sulla treccia di pasta lievitata. Si fece portare a valle assieme alla moglie in una carrozza a due cavalli. Come un nobile, si fece portare fino alla chiesa. La domenica, il prete iniziava la messa solo quando il Mitteregger era seduto in prima fila. E spesso c'era da aspettare a lungo, molto a lungo, perché il Mitteregger sapeva chi era e che cosa si aspettasse da lui il prete. E ancora una volta i ricordi di Hansel tornano al passato. Nel caldo della cucina, sta seduto volentieri sulla stufa riscaldata, pensa ai tempi della caccia quando faceva il guardiacaccia. Già allora era veduto e furbo e voleva sapere e vedere tutto. E lo vuole ancora oggi. Lassù, in alta montagna, contava circa 300 camosci. Oggi la selvaggina è diventata rara. Colpa della maledetta caccia di Frodo, dice Hans un po' amareggiato. Piano piano la primavera sale dalla valle verso le montagne. Non ha fretta. La neve congelata resiste a lungo e tenacemente al calore dei raggi del sole. Ma poi arriva la primavera con il sole e la nuova forza d'animo. Le vacche vengono portate al pascolo.
Hansel libera il campo dai sassi troppo grandi. La natura non si fa sfidare. L'erba bagnata viene distribuita per asciugarsi. Qui il nuovo anno comincia con la primavera. Tutto è animato da nuova vita. Il ragno si mette di nuovo al lavoro. Le formiche s'adoperano instancabilmente per mantenere l'ordine nel loro formicaio stato. L'attenzione del contadino è rivolta nuovamente all'erba ed al fieno. Il cerchio dell'anno gira e continua a girare. Hansel e Friedl sono contadini di montagna e vogliono restare tali. Personificano ancora la forma originaria della nostra vita in un ambiente sano. Qui in alto, al Wieserhof, dove sono nati, dove hanno vissuto i loro genitori e i loro fratelli, e dove desiderano morire.